Salve a tutti, bentrovati anche questa settimana nella nostra piazza virtuale, la nostra Agorà. Una puntata, quella di oggi, che parte da una riflessione, da un dato di una ricerca della ISMEZ di questi giorni, in cui si evince che sono 470.000 i giovani, e fra l'altro 36% di questi sono laureati, che hanno lasciato negli ultimi 8 anni la Sicilia per emigrare verso nord. E quindi la grande crisi del lavoro, ma anche economica, che investe la nostra terra. Parto da questa considerazione prima di presentarvi i nostri ospiti, perché un po' in qualche modo gireremo attorno a questi numeri. Lo faremo con una bellissima provocazione fresca di stampa di questi giorni di Bartolomeo Massimo D'Azeglio, che ha dato, appena dato alle stampe, il libro L'Italia finisce a Napoli. E quindi, secondo questa considerazione, i nostri giovani, a cui facevo cenno prima, vanno all'estero sostanzialmente. Ma dicevamo, è una provocazione. Accanto a lui invece abbiamo due insegnanti che sono a diretto contatto con i giovani del liceo Rosina Salvo, e sono la professoressa Rosaria Bonfiglio, la sua collega Francesca Alabrese e poi Giorgia Alfano, un istituto che la scorsa settimana ha portato in scena, se vogliamo usare questo termine un po' improprio, la notte dei licei, ma che non è quella dei licei classico-scientifico, ma dei licei di impianto di tipo sociale, economico-sociale. E quindi di economia si è parlato, hanno fatto incontri con operatori del settore. Due estratti di questi incontri, uno con l'architetto Luigi Biondo e l'altro con l'imprenditore Nino Castiglione, li avremo nel corso di questa trasmissione e cercheremo anche di capire qual è il futuro di questi giovani. Ma io partirei proprio dalle provocazioni. È una provocazione di titolo, ma in realtà è storia quella che c'è dentro. D'Azeglio. Sì, è una Fate complimenti per il provocazione. tuo cognome che già ci Grazie, evoca momenti grazie, storici grazie. importanti. Infatti, dell'Ottocento, che poi il mio è Massimo D'Azeglio, cognome è Bartolomeo nome. Allora, l'Italia finisce al Napoli perché? 20 anni, 25 anni fa, guardavo come tutti, no? Si guarda la televisione e la pubblicità, magari dei biscotti o della pasta asciutta, sembra ambientata, era ed è ambientata, sono ambientate a nord, che sono gli spaghetti ambientati a Napoli. Oppure dei biscotti, una nota azienda mette biscotti a Modena. Ma voi in effetti ci vedreste una ipotetica azienda mettere i biscotti e ambientarli a Trapani? No, sarebbe disdicevole. Biscottificio premiato, biscottificio Buseto Palizzolo, Palizzolo. assolutamente no. Oppure ci vedreste gli spaghetti ambientati con un golfo, il golfo di Napoli e il Vesuvio, magari Eppure se io vi dicessi che gli spaghetti vennero presentati all'Europa, cioè in certo senso fummo noi a fabbricarli, a farli questi spaghetti e a Palermo, eppure questa è storia. Però ribadisco, per l'intelligenza, per il gusto anzi, Quindi non non solo le arancine, soltanto le arancine, non ma anche soltanto gli le arancine, però spaghetti. chissà perché gran Perché parte tanto vediamo la il mio copertina del libro, il libro, mio ecco. libro, L'Italia finisce a Napoli. E tutto sono molto contento perché dopo tanta fatica a riuscire a produrre praticamente un po' come un mio figlio, no? L'Italia finisce a Napoli, per me 10 anni di scrittura e così, insomma, è che Dio mi aiuti. Dico perché queste pubblicità sono ambientate sempre a Nord Italia, sono più belli i tetti rossi là. Oppure ascoltavo una canzone, Viaggi e Miraggi di Francesco De Gregori, ascoltatela anche voi,
menziona varie, una canzone del 91 credo, menziona molte località, Milano con i suoi terroni settentrionali, Genova con Napoli, dopo Napoli non c'è niente, si ferma sempre, ripeto, questa non è una mia constatazione, io in realtà ho tirato fuori ciò che tutti implicitamente pensiamo, cioè al di sotto di Napoli non c'è niente. Eppure, scusami, c'è un pensiero avverso, che è quello di Nunzio Nasi, che a suo tempo, proprio nello scoglio dove sorge Villino Nasi, ebbe a dire: da qui parte l'Italia. Sì, sì, è vero. Ma sotto certi aspetti l'Italia si fece in Sicilia. Quando ci dicono la battaglia di Legnano contro Federico Barbarossa segnò la libertà dei popoli italici contro l'impero germanico. E se io invece dicessi che grazie alla perdita, purtroppo, la perdita del nostro impero, l'impero africano, l'ammiraglio Maione da Bari pensò di nazionalizzare, se così possiamo dire, il regno di Sicilia, che allora era con capitale Palermo e non c'entrava Napoli. Ecco, ancora non c'erano i Borbone, ecco, non c'era il regno delle due Sicilie. Ecco, a proposito, parentesi, vi siete mai chiesti, ci avete mai fatto caso, quando si parla, no? Si discetta un po', fummo grandi, eravamo grandi, il regno delle due Sicilie. E perché? Ma quando mai si parla del regno delle due Sicilie con capitale Napoli? Perché Palermo cos'ha meno di Napoli? Oggi Palermo effettivamente ha meno di Napoli. Napoli è dal... Oggi sarà contento non solo sulla monnezza per le strade, diciamoci la verità. Ma Palermo nel XII secolo era la città più ricca d'Europa, con un PIL che era addirittura eguagliava le ricchezze della sola Inghilterra, che allora non era di certo povera. E, parole non mie, la potenza dominante dell'Europa meridionale. Quindi voglio dire, e perché se tu vai a Palermo ti parlano di Federico II, personaggio che nulla diede alla città di Palermo? Diede Ruggero II, diede persino Ruggero I, diede Guglielmo I, diede Guglielmo II, diede Tancredi, ma non Federico II, però la gente ti parla di Federico II. Perché? Perché la storia la scrive chi vince. E non fummo noi a vincerla. Ricchi sì, ma siamo rimasti a braghe abbassate. Questa tu è la verità. Sei, fra altre cose, anche un studioso della presenza dei Normanni, Sì. In Sicilia. Perché sì. Hai una grande ambizione, quella di poter fare in futuro un museo dei Normanni, perché hai dentro del materiale. Sì. Come nasce questa passione per i Normanni? Allora, da quando avevo 10-11 anni immaginai Palermo, io ho sempre amato la città di Palermo, perdonatemi, tu di Trapani. E quindi questo re incarnava il mondo. Palermo era ricca e potente, una figura emblematica, pur tuttavia non capita dai palermitani. E poi a Palermo mi resi conto che dalla Cappella Palatina al Duomo di Monreale, al Palazzo della Zisa, palazzo non castello, della Zisa e tante tante altre cose, la Sicilia fu grande sotto i Normanni, e non fu la Sicilia, ma il Regno di Sicilia comprendeva dalle Marche al Nord Africa e addirittura dalla città di Ras Lanuf, quindi in questo caso parliamo ai confini della Cirenaica Tripolitania, sino all'Algeria. Questo era il regno di Sicilia, perché l'obiettivo era la creazione di un impero che avrebbe col tempo gradualmente inglobato Costantinopoli, dunque il dominio del mondo. Poi a partire su Costantinopoli, da Costantinopoli. Provocazione per provocazione, prima di ascoltare Rosaria Bonfiglio, ma queste cose perché a scuola non si studiano?
No, prima lo chiedo a te e poi chiedo conferma a Rosaria. A me? A me? A parte la citazione che ha fatto prima, che la storia la scrivono i vincitori. Appunto, perché la storia la scrive? E perché probabilmente, onestà per onestà, nessuno si offende, per l'amor di Dio. Però se io vado a chiedere, ma anche molte persone, ma il Regno di Sicilia... No, Regno di Sicilia, no, Regno delle Due Sicilie. Perché, ribadisco, la storia in realtà è falsata. Falsata, nel senso, andrebbe, a mio avviso, rivista. Così come, ad esempio, non furono, se gli arabi diedero alla Sicilia, non furono gli arabi, ma furono i berberi. Furono i berberi, furono popoli arabizzati. Ma vi immaginate voi, scusate, io vado un po' di qua, un po' di là, ma cerco anche di rendere incandescente il... Allora, ma voi vi immaginate, si parla sempre degli arabi che introdussero nuove culture nella nostra splendida terra. Ma voi vi immaginate uomini che stanno dalla mattina alla sera a cavallo e che dopo si mettono abilmente a vangare la terra? Ma né ora né mai. I berberi vennero faticosissimamente conquistati dagli arabi a suon di migliaia e migliaia, poi ovviamente la legge del più forte, e vennero conquistati perché? Perché amavano arare la terra. Sapevano zappare la terra e circa 500.000 si trasferirono in Sicilia. L'agricoltura, cioè. Ma i berberi, non gli arabi non ci diedero niente. Se noi andiamo a studiare anche la stessa architettura araba, l'arco a sesto acuto, sì, ma non venne prodotto comunque in Arabia, cosiddetta poi dall'Ottocento Arabia Saudita, dai Saud. Ecco. Beh. E qui mi taccio. Lo saremo tutti. Allora, il nostro amico ci ha lanciato già una serie di provocazioni, ma io voglio chiederti, partendo sempre da quei numeri che avevo dato all'inizio di una migrazione, che è soprattutto una migrazione intellettuale, giovanile, di ragazzi che, lo ripeto sempre in questi miei spazi, per noi sono una doppia perdita, economica ed emotiva. Economica perché fare studiare un figlio all'università, e molto spesso sono fuori dalla Sicilia, all'estero a questo punto, direi, le università che noi scegliamo per i nostri figli, e ha un costo non indifferente che le famiglie affrontano con grandi sacrifici. Dall'altro c'è anche la perdita intellettuale, quindi oltre che affettiva, perché nella maggior parte dei casi, e questo dato che ho dato all'inizio già ne conferma, poi hanno le opportunità di lavoro, anche con difficoltà pure oggi, in altre regioni d'Italia, in altre regioni d'Europa. E questi ragazzi che voi seguite, preparate durante il percorso scolastico, prima ancora che arrivino all'università, voi siete un liceo, come dicevo prima, hanno consapevolezza di questo? Allora, i giovani hanno consapevolezza di questo, però quello che fa più male, sia come docenti che come cittadini, in questo caso trapanesi, è quello che in loro c'è proprio la voglia di finire gli studi per poter partire. Ecco, allora è su questo punto che noi abbiamo, soprattutto da quest'anno, cercato di far vedere altro ai nostri giovani. E quindi ci siamo aperti come liceo economico-sociale al territorio quest'anno più che mai. Infatti è stato il primo anno che abbiamo partecipato alla Notte LES, proprio dei licei economico-sociali di tutta Italia, con il sottotitolo Cultura e Produzione Economica, partendoci dal nostro territorio, proprio per far vedere ai nostri giovani quello che effettivamente è stata la nostra terra, ma partendoci dalle cose più semplici, dalla pesca al sale, a quello che potrebbe essere anche la raccolta delle olive e quindi dell'olio, cioè cose che magari per loro sono cose astratte, che non esistono, che sono lontane dai loro effettivamente occhi, dalla loro vita quotidiana. È vero, non abbiamo grandi industrie, però quel poco c'è da vedere, da conoscere e soprattutto da cominciare ad amare. Perché
attraverso questo, diciamo, questa passione che può nascere per il proprio territorio, in noi docenti, in noi genitori, c'è quella speranza di un eventuale ritorno nel momento in cui il giovane comincia effettivamente a percorrere la sua storia, i suoi studi e quindi anche il suo ritorno. Cioè, ci auguriamo che nel suo percorso di vita ci possa anche essere la voglia di ritornare e costruire, perché altrimenti significa che cominciamo ad avere la povertà più assoluta proprio del nostro territorio, perché infatti, comunque il territorio parlavo proprio di impoverimento culturale, esatto, oltre che economico, affettivo, relazionale, perché un territorio è fatto sì di ricchezza, di materia, ma è fatto anche di esseri umani, cioè di esseri umani attivi, volenterosi, con la voglia di fare e di creare, perché comunque però in qualche modo, cosa che ci frega anche come popolo, la nostra presunzione. E facevo questa considerazione qualche giorno fa, girando un po' su siti, su internet e cose, compare spesso che la Sicilia è l'isola più bella del mondo, è l'isola che gli americani sognano di poter visitare. E allora noi siamo convinti di essere al centro del mondo, di essere l'ombelico del mondo, e quindi siamo convinti che dobbiamo stare qua tranquilli, sistemati, perché tanto loro hanno bisogno di noi, ci vengono a trovare, ma così non è, credete. Spiagge belle come le nostre, isole belle come le nostre, montagne come le nostre, ce ne sono milioni e milioni in tutto il mondo. Noi in più rispetto agli altri probabilmente abbiamo qualcosa che è la nostra cultura. Ed è quello su cui dovremmo puntare, quello su cui i nostri giovani dovrebbero pensare, che il futuro passa inevitabilmente attraverso questo. E io a questo punto chiederei il primo contributo che voi ci avete preparato, che è un'intervista con l'architetto Luigi Biondo. Vorrei che la regia me la mandasse e poi voglio ascoltare invece la giovane studentessa per capire un po' questo progetto, come lo hanno impostato loro, ovvero gli alunni. Dottor Biondo, ci vuole raccontare il suo primo ricordo di un museo? Devo fare un salto veramente nel tempo, e anche di parecchio tempo fa. Credo fosse la prima o la seconda elementare. Non era normale o non era così usuale che dei ragazzini alle scuole elementari uscissero dalla scuola, dalle aule, e andassero in giro per la città a scoprire certe cose. E poi il Museo Pepoli, dalla mia scuola, che era nel centro storico, era molto lontano. C'erano gli autobus e quindi già questo percorso in autobus per me era una scoperta. Non avevo mai preso un autobus. E entrai in questo posto incredibile, per me un palazzo quasi fatato, che era il Museo Pepoli. Certo, non potevo immaginare che parecchi anni dopo ci sarei tornato a fare il direttore. Ma mi è rimasto dentro questa cosa di questa maestra, che ricordo con grandissimo piacere, che ci fece scoprire, raccontandoci in maniera divertente, la storia della mia città e delle straordinarie opere d'arte che conserva. Negli ultimi anni, sotto la tua direzione, il Museo Agostino Pepoli si è aperto a svariate iniziative di carattere sociale. Quale idea di museo riposa dietro alle varie proposte? Ecco, io ho avuto un record particolare di cui sono abbastanza fiero. Sono stato il primo trapanese a dirigere una struttura a Trapani. Arrivando al museo ho visto che c'era troppa poca gente che entrava in quel museo. I musei secondo me non possono vivere solo con i turisti, dovrebbero vivere principalmente con le persone che abitano questo territorio. Allora io ho lanciato una specie di piccolo spot, molto semplice. Ho detto da quel momento in poi, dal primo incontro in poi con la gente, con gli amici, che quella per me era la casa dell'arte. Perché la casa è un posto dove tu devi, o se vuoi, devi tornare spesso, un posto dove stai bene e dove cerchi di stare quanto più possibile e a tuo agio. Allora ho immaginato quel momento in poi che quella fosse la casa dell'arte di tutti i trapanesi o di tutte le persone che volevano andare lì e che volevano, che dovevano vivere quel posto quanto più possibile. Allora la provocazione, il tentativo è stato quello di portare quanto più vicino alla persona quel posto, aprire le porte quanto più possibile
alle cose che apparentemente non c'entrano niente con l'arte, ma che invece dovrebbero essere il nostro quotidiano, la nostra casa, la casa dell'arte. Cosa occorre per fare un buon museo? Occorre sicuramente tanta pazienza, occorre tanto lavoro, occorre molta fantasia, ci vuole molto tempo perché è una palestra dove bisogna esercitare tutti i sensi a lungo e occorre, per tornare alla domanda di prima, la voglia di stare bene dentro un museo. Occorrono anche cose moderne, ma che non sono per forza cose costose o complicate. Per esempio, con una classe simile alla vostra, del liceo scientifico, uno del liceo classico, abbiamo fornito al museo dei QR code, sono dei codici a barre, i quadratini bianchi e neri, che con un telefonino, uno smartphone che tutti ormai abbiamo, leggono il codice e potete ascoltare al telefonino la spiegazione di quello che vedete. Ecco, i musei secondo me sono uno straordinario ospedale o un luogo dove recuperare e conservare la memoria. Io dico sempre che un museo è... Detto Biondo, che parlavamo proprio di cultura, di economia, che inevitabilmente deve e può essere legata alla cultura che questo territorio, ma non solo la Sicilia tutta, esprimono. Questo in più rispetto ad altre località che hanno potenzialità di attrazione turistica non indifferente, ma che, come dicevamo noi, dalla nostra abbiamo in più proprio questo aspetto culturale da vendere. E, Giorgia, tu hai già programmato il tuo futuro post liceo? Sì, comunque ci penso spesso perché è una realtà che è sempre più vicina. Io penso di non lasciare la mia terra, quindi la Sicilia, ma di andare all'università a Palermo di giurisprudenza, perché Palermo ha una storia giuridica molto forte e che mi sta molto a cuore a me per quello che vorrei fare io da grande, che vorrei poter collaborare con il pool antimafia per liberare comunque il territorio da questa parassita, diciamo, che si sovrappone allo Stato. Ecco, diciamocelo che gran parte del fatto che questo territorio, questa terra non riesce a decollare, no? Perché ci sono pochi investimenti da parte delle aziende del nord e dell'Europa soprattutto, è dovuta proprio alla massiccia presenza ancora oggi del fenomeno mafioso. Cioè oggi l'imprenditore che è l'imprenditore sano, perché poi anche al nord ci sono imprenditori collusi e corrotti, ma l'imprenditore sano che deve venire in Sicilia dove sa che, aprendo un cantiere, probabilmente è costretto a dover pagare il pizzo o vedersi bruciare i camion, sicuramente questo non è un incentivo in più per venire a investire dalle nostre parti. Sì. E quindi la tua scelta è quella di lavorare nel mondo della legalità soprattutto. Sì. Invece, fra i tuoi amici, compagni, c'è questa paura della migrazione o c'è la voglia di restare su questo territorio? No, c'è la voglia di andare lontano, di scappare da questa terra che non offre niente e che non ascolta noi giovani, ma non ascolta neanche i cittadini di tutte le età che... Ma vi rendete conto che oggi è difficile pure altrove trovare, la società è globalizzata e le opportunità di lavoro cominciano a essere inferiori. Alcune nazioni, vedi la Brexit in Inghilterra che mette a rischio anche lavoratori italiani che già sono da quelle parti, ma un po' dovunque la disoccupazione comincia in tutta Europa a essere pesante. E quindi l'idea di veramente guardarsi bene attorno e cercare di trovare un futuro a casa propria, ma con una grande, diciamo, professionalità, con la scuola, non possiamo più inventarci nulla, dobbiamo nelle nostre cose avere una professionalità. Quindi se decidiamo di lavorare in ambito culturale, in ambito turistico, bisogna sicuramente avere in ogni caso le conoscenze e gli studi appropriati. Poco fa, mentre ascoltavamo l'architetto Biondo, facevo una considerazione. Mi chiedo e mi chiedevo poco fa,
Quanta sarà la media dei giovani trapanesi che hanno visitato il Museo Pepoli? Ma perché ce lo portano le scuole, voglio dire, ma per una mattinata di non lezione in classe sostanzialmente. Diciamo, non credo che il sabato pomeriggio o la domenica mattina, anche le domeniche in cui non si paga nei musei, facilmente un giovane se ne va a visitare un museo. Probabilmente perché bisognerebbe attualizzare anche i musei in generale. Però io facevo anche quest'altra considerazione, almeno una quindicina d'anni fa mi sono ritrovato proprio al Museo Pepoli, ero lì per un servizio giornalistico e ho assistito alle proteste di un gruppo di 4-5 turisti tedeschi che si sono lamentati con l'addetto che c'era lì al museo perché mancava adesso non ricordo esattamente quale cos'era, se era un quadro, era un oggetto che era inserito in una guida, ma che in quel momento non era al museo perché era al restauro, lo stavano restaurando. Bene, hanno lamentato la mancata comunicazione. C'è gente che se viene a visitare un museo sa cosa deve andare a vedere dentro quel museo. Noi qua ci fermiamo davanti alla ghigliottina per ridere perché c'era la ghigliottina davanti. Quindi c'è un problema anche culturale, di cultura che noi dovremmo cominciare a inculcare prima a noi e poi cercare di venderla se vogliamo veramente fare. Io vorrei dire la mia. Sì, certo. Io credo che in realtà il trapanese ami, lo dico proprio, io a me piace parlare in italiano, ma in questo caso in dialetto ci sta, pizza e cassatelli. No, la verità, pizza e cassatelli per tutti, tu apri qualunque manifestazione, dove c'è da mangiare. Il mangiare, sì. Guarda, ve lo dico, un anno fa mi è capitata ad Erice di fare una serata, quindi di cultura, bene, siccome non si mangiava, praticamente non venne nessuno. Poi, la volta dopo, quando è ora di mangiare un couscous, c'erano un sacco di persone. Allora, beh, io ringraziai tutti, devo dire, mi ascoltarono anche di cuore, però capii che moltissimi vennero per il couscous. Quindi la verità era, parlavamo prima di cultura, ma la parola cultura vuol dire coltivare. Non vuol dire niente se non coltivare. E io posso coltivare l'errore. Pertanto, due punti. Noi dovremmo passarci la mano sulla coscienza e dire: ma noi in cosa stiamo sbagliando per davvero, per meritarci queste irragionevolezze, per amare il cibo, perché il cibo è la religione degli sciocchi. Se io cerco un cibo dalla mattina alla sera è più che qualcosa di più alto. Ma se siamo bravi riusciamo a far diventare il cibo evento culturale. Se lo sappiamo vendere nel pacchetto della cultura, questo voglio dire, ecco, i famosi sapori, gli odori. Bene, professoressa Labrese. Volevo anche aggiungere una cosa al nostro caro professore, è che in questo caso, cioè noi come scuola, noi come corpo docente, veramente abbiamo un'unica presunzione, che è quella di credere in questi giovani e nel nostro lavoro. Cioè parlo a nome di tutti i docenti che quotidianamente operiamo. Cioè noi siamo formatori, educatori, educhiamo appunto a questo, proprio nel far emergere quello che è la cultura, sia quella del locale, ma la cultura in tutto in quello che è il suo significato più è alto, molto importante. Più alto. Bene, professoressa Labrese. Un attimo, lei voleva aggiungere. Comunque il cibo, sì, magari in questo evento le persone sono state attratte dal cibo, però secondo me non si deve screditare il cibo perché noi abbiamo una cultura culinaria veramente grande e fantastica, che il cibo è pure una cosa che unisce. Quante volte davanti a un piatto di couscous diverse religioni, diverse culture si possono unire, mangiare, parlare, è uno scambio pure culturale secondo me, perché a tavola si parla di più. Un altro termine antico, caro sicuramente al nostro ospite, a tavola è trazzera. Ecco, perché proprio lì a tavola si intrecciano rapporti, si fanno promesse di matrimonio, cioè la tavola è un punto di incontro, il cibo diventa appunto momento di condivisione delle nostre vite. No, ma io parlavo solo questo, è poi per dico, però chissà perché quando si parla di cultura si parla devi proprio spingerli
perché non vogliono saperne, però quando si parla di mangiare, anzi di sbavare, dire le cose in faccia, le famose sagrestive sono quelle. Si mangia, che c'è, vorrei cose mangiare, aspetta che vengo. Questo è l'approccio. Professore Salabrese, la Notte dei Licei ha avuto anche dei momenti di performance artistica. So che lei le ha seguite, ci vuole raccontare cosa è successo. Mi riallaccio a questo discorso partendo proprio dal cibo come simbolo. E proprio perché c'è questo eccesso, abbiamo bisogno dello stimolo, del cibo per poter andare ad un evento, per partecipare a qualcosa che è poi una festa. Bene, io penso che questo desiderio così forte del cibo, ma inteso materialmente, è ancora quell'istinto che ha il popolo trapanese, quell'istinto proprio popolare che lo induce ad unirsi agli altri. Quindi diciamo che ancora purtroppo è una scusante per creare quella festa, ma poi dalla festa parte la cultura. Perché infatti... Lei so che fra l'altro si occupa di danze popolari, sì, di musica, esatto, popolare, tradizionali quindi. Proprio. Esatto, io in questo contesto ho, non voglio dire insegnato, ma ho curato la parte dell'espressione proprio popolare, ritornando al simbolo. E il simbolo evoca il nostro inconscio, è parte del nostro inconscio, esprime il nostro inconscio e punta a formare un'identità popolare, quindi proprio un'identità collettiva. Dall'identità collettiva, quindi da questo modello, è possibile raggiungere all'identità personale in modo creativo. Cioè si attua un processo di individuazione e differenziazione. Noi abbiamo un modello e dobbiamo raggiungere differenziarci dal modello, ma ricordando che apparteniamo tutti allo stesso ceppo. Noi proveniamo tutti da quell'albero, da quella radice. Quindi con i ragazzi abbiamo fatto un lavoro, che un rituale che ricordava proprio la semina del grano e la raccolta. La semina quindi e poi la raccolta appunto delle spighe di grano. È tutto realizzato attraverso un simbolo. Anche lì c'è un simbolismo non indifferente. Esatto, infatti non avevamo le spighe e abbiamo usato il colore che rappresenta un po', simboleggia l'anima, la personalità che emerge con le proprie emozioni. E in quel caso quella stoffa era proprio, nella sua morbidezza, era proprio questa germita del grano, queste spighe che vengono abbracciate dall'umano. I ragazzi sono divertiti nell'evocare questi momenti attraverso delle parole, quindi il suono di parole antiche, solicus, pagiu, quindi questo modo di seminare che era così sul solicu. Quindi in senso, seguendo proprio il piano verticale e poi spaglio, espandere. Questi movimenti sono proprio quelli delle danze. Quindi i nostri contadini vivevano i ritmi del lavoro, esatto, col ritmo, e li cantavano, li danzavano e era poi un momento di festa quelli, e poi creavano proprio la di festa lavoro con e di sudore, per carità, esatto. Ma poi c'era il momento della molitura, le cose che diventava anche momento di incontro, momento in cui ci si cibava pure tutte assieme, sì, ecco, esatto, sì. Quindi il nutrimento della propria terra, quindi mi nutro della mia terra, allora lì diventa culturale. E poi la festa, ogni danza contiene come questo passo. Questo proprio lo faccio, tanto io non sono proprio da obiettivo televisivo. Questo movimento rappresenta proprio l'abbracciare il fascio di grano ed è fatto più dagli uomini. Le donne invece hanno quel movimento più piccolino contenuto che poi rappresenta il radicamento alla terra. Da noi siamo le generatrici della vita e così la terra fertile genera la terra madre. E ecco la cultura di questo lavoro, no? Questo festeggiare mentre si lavora. Infatti i rituali popolari vengono dal lavoro. Dal lavoro, dopo il lavoro nasce proprio la danza, il teatro, esatto, sì. Questa è la. Quindi infatti i ragazzi inizialmente si tiravano indietro.
Poi ho iniziato a parlare, sempre perché si pensa queste cose su cose di vecchi, no? Si diceva sempre così. E allora ho iniziato a parlare di uno studioso del movimento Laban che andava presso le industrie e osservava il lavoro degli operai nell'industria, nella catena di montaggio. Osservava l'alienazione dell'uomo da se stesso nel ripetere continuamente lo stesso movimento del lavoro dovuto alla suddivisione del lavoro in fasi, però erano sempre avvitare bullone, quindi si diventava la catena, proprio schizzati, la no? La fabbrica. Esatto. Bene, ho detto invece attraverso il rituale popolare nel lavoro sui campi si canticchiava, e poi si danzava, si applicava un ritmo nello zappare, cioè, nel seminare. Ma che servivano anche a dare il ritmo al lavoro. Al lavoro. E tutto era con un obiettivo, armonizzarsi con la madre terra. Bene, mi fermerei un attimo a proposito del lavoro, perché vorrei chiamare dalla regia l'altro contributo, che è un'intervista con un imprenditore del settore, proprio del conserviero del tonno, Nino Castiglione. Ascoltiamolo un attimo. La mia esperienza lavorativa la descrivo in maniera importante, che rappresento ovviamente la terza generazione, un'azienda che va verso i 100 anni, e quindi praticamente il mio apporto di esperienza è rivolto su un mondo praticamente 2.0 in un certo senso. L'unica cosa che non bisogna dimenticare è sempre le tradizioni e le proprie radici, che vanno poi ad accompagnarsi verso il futuro. Può descrivere la sua giornata tipo? Ma la mia giornata è, come dire, sveglia alle 6. E bisogna svegliarsi presto, perché è la mattina che fa la giornata, e, come dire, poi organizzarsi e pianificare, perché questa è la parte principale, è sempre prevedere quello che può succedere, in parte ovviamente, ma non bisogna pensare troppo, sennò poi quando cominci a pensare troppo non riesci mai a svolgere quelle attività lavorative che ti creano troppo rischio. Quali sono i punti di forza della sua impresa? Ma i punti di forza sono sempre stati la serietà, e l'essere sempre stati precisi, e poi ovviamente la squadra, che praticamente abbiamo un team di persone abbastanza formate. Quindi senza un gruppo affiatato non si può andare lontano. Come nasce il progetto Salviamo le Tonnare e quali sono le sue finalità? Ma il progetto Salviamo le Tonnare è nato veramente da una passione e un innamoramento verso un luogo che per me è fantastico, che è la Tonnara di Bonaggia. E lì ci sono delle muciare, dei vascelli abbandonati, c'era una tonnara praticamente che era parte della mia famiglia, che era la tonnara di terra e la tonnara in acqua. E lì in un certo senso, siccome sono nato in questi luoghi, mi sono fatto una passeggiata e mi è venuto così una specie di idea, e l'ho chiamato Salviamo le Tonnare, questo progetto. E lì abbiamo aperto una torre, l'abbiamo resa, diciamo, fruibile ai cittadini, abbiamo fatto un piccolo museo per fare capire un po' tutta la storia e tutto il contorno presente di questo mondo. Un mondo che è fatto di lavoratori, di pescatori ovviamente, e gente che ha a che fare con il mare, ma con grande tradizione si sono, come dire, fatti da soli per andare sempre avanti. Ascoltato Nino Castiglione, mi serve anche da gancio per ritornare al nostro Bartolomeo Massimo D'Azeglio, perché evocava un passato. Mi ha ricordato soprattutto il passato economico di questo nostro territorio, che andando affondando le radici indietro nel tempo ci riporta all'epopea dei Florio. Sì. Ecco, parlavamo di ricchezza, sì. Parlavamo di una Sicilia, anche se Florio era una famiglia di origine calabrese, ma sostanzialmente diciamo che il loro successo economico, le loro attività economiche
con la Sicilia. Poi ci fu un momento in cui il vento del nord spazzò tutto. Sì, vogliamo ricordarlo? Sì, sì. I Florio, appunto, di calabresi, poi anziché scegliere Napoli, allora perché Napoli era ormai sotto le grinfie di Napoleone Bonaparte, allora loro scelsero Palermo. Palermo, e con le spezie si arricchirono. Si arricchirono così tanto, poi fondarono una banca, e misero le mani potentissimi su. Potentissimi, allora. Praticamente tanto potenti che Franca Florio veniva chiamata poi addirittura Stella d'Italia da... il suo salotto era ambito dai notabili da tutta Europa, infatti sembra i fiori facesse venire addirittura dall'Olanda. Ora, poi piano piano avevano 99 navi, ripeto, 99 navi, resero Palermo il secondo porto più importante d'Italia e per un attimo sfiorò l'essere il primo porto, superare Genova, però poi certe scelte sbagliate, magari si pensa al fatto delle ferrovie che non costruirono in Nord Africa, insomma piano piano vennero mangiate dalle banche del nord. E quindi lì finirono in povertà, ma certamente fecero vivere alla città un momento di grandi splendori. L'epopea del Florio. Sì. Allora, ancora sul tuo libro, è andata una curiosità che Prego. Io ti volevo chiedere, visto che tu sei, posso usare il termine, un normannologo, nel senso che sei un appassionato di storia dei Normanni. È vero che c'è in alcune comunità, per esempio mi dicevano anni fa, proprio Nubia per esempio, uh-huh. c'è un ceppo ancora normanno, cioè somaticamente sono biondi con gli occhi azzurri, sono diverse in Sicilia i posti dove ancora ci sono questi ceppi della presenza dei normanni. Allora, sfatiamo un mito. Di Nubia io non lo sapevo, certo siamo ormai, sono passati tanti secoli e siamo miscelati, però quando vennero i Normanni da noi, in realtà non vennero mezzo milione di Normanni. Intanto, da dove arrivavano? Arrivavano dalla Normandia, erano vichinghi, quindi erano scandinavi che poi si convertirono a tempi di Rollone, Roll, detto il camminatore, perché sembra... No, troppo lasciavano le loro navi e poi piano piano col discorso di Costantinopoli si fecero, io sto cercando di stringere al massimo, se no mettiamo la brandina qui, e poi praticamente dalla Puglia, la Campania, piano piano processo di liberazione dallo straniero, scesero quindi dalle Calabrie e la Sicilia e fondarono la loro capitale, divenne Palermo, ma al tempo della contessa dell'Asia del Vasto, la donna così ricca da potersi permettere una nave che aveva il pennone interamente d'oro, cioè laminato d'oro, la prua e la poppa similmente lavorate d'oro, e probabilmente c'erano anche gemme preziose incastonate. Si fece vedere ad Agripa, andò a finire. Però, per farla breve, insomma, Palermo, la Sicilia, il Sud Italia, noi fummo grandi, fummo la potenza dominante, sono parole non mie, la potenza dominante dell'Europa meridionale, quando il mondo era al rovescio. Esattamente, alla rovescia, cioè il sud era ricco e le idee venivano da sud e il nord era più povero. Ecco. Poi dopo i Normanni, per colpa degli Hohenstaufen e per colpa degli Anjou, tutto questo è il nostro patrimonio spirituale, dunque culturale e architettonico, e si portò verso economico, anzi, parentesi, va per inciso, 150 muli si caricarono tutto il nostro oro da Palermo in Germania. Da Palermo in a Trivels, insomma, io vabbè la pronuncia in italiano e poi buonanotte a secchi. Ci sarebbe da continuare a parlare per chissà quante ore ancora, e sicuramente avremo modo di invitare nuovamente il professor D'Azeglio.
perché il suo libro, come dicevo all'inizio, Fresco di Stampa, questo che abbiamo visto prima la copertina, L'Italia finisce a Napoli. Lo inviteremo anche a scuola da noi, sicuramente. Io ringrazio, ringrazio a destra e ringrazio a sinistra. Rosaria Bonfiglio, siamo nel giro finale, abbiamo pochissimi minuti. L'attività del liceo, abbiamo visto, abbiamo parlato della notte dei licei, di questa integrazione con il territorio dal punto di vista sociale, quindi socio-economico. I ragazzi del liceo come hanno partecipato, con quale spirito hanno partecipato a questa iniziativa? Ma i ragazzi hanno partecipato... Oltre che capisco che sono anche divertiti dalle immagini. Sì, si sono veramente... hanno dato il massimo proprio di quelle che potevano essere le loro capacità e le loro potenzialità, anche scoprendone delle altre di potenzialità. Tra l'altro con l'occasione insomma voglio anche ringraziare Giaca, le sorelle Presti Giacomo, tutti gli imprenditori che per questo diciamo evento si sono affiancati a noi. Anche dialogando con i nostri giovani in maniera molto semplice, e che a volte la semplicità è che fa tutto, perché bisogna far comprendere ai nostri giovani dalle cose più semplici. Ecco, qui possiamo vedere la nostra cara professoressa Francesca insieme ai nostri giovani che ballano il folklore. Poi avremo modo magari di far vedere dei video anche poi sui social, magari così e questi i nostri alunni si possono anche vedere online in maniera più definitiva, perché qui l'audio non si sente di questi balletti, quindi insomma è un peccato perché sono stati bravissimi. Questa è la parte serale, perché poi nel pomeriggio, come abbiamo visto nelle immagini precedenti, invece si sono fatti proprio dei laboratori dedicati al sale, al corallo, a tutte quelle che sono le risorse, ai nostri monumenti, e quindi è stata una grande festa con dei preparativi che insomma sia da parte dei docenti ma soprattutto da parte degli alunni, perché sono i nostri alunni e i nostri giovani protagonisti del nostro liceo economico sociale Rosina Salvo. Bene, grazie anche alla professoressa Labrese, che abbiamo visto proprio nel pieno esercizio delle sue funzioni poco fa. Esatto, ecco, volevo aggiungere proprio questo: avete visto un cerchio e delle coppie nel cerchio, quindi i rituali popolari si basano sulle linee, curve, tonde, in particolare sul cerchio, sulla spirale, che sono le linee evocative del cosmo. Che è il cosmo, infatti si unisce rito e mito, si racconta la nostra storia. Poi quello della danza come modo di congiunzione anche con il cosmo non è sicuramente solamente una nostra usanza, ma un po' in tutto il mondo. In tutte le culture, le danze popolari hanno sicuramente questo. Esatto, ed è questo la circolarità, permette questo, rappresenta l'eterno ritorno dell'uomo al creatore, un po' come i nostri misteri che nell'annacata servono ad evocare il continuo ritorno dell'uomo a Dio per riconciliarsi continuamente con lui e rinascere nuova vita. Ed è per questo è importante che la spirale di molte danze, tra cui la nostra farandola, che è quella più antica che hanno fatto i ragazzi, quella della danza medievale del 1200, è proprio fatta da queste linee curve spirali, cerchio aperto, chiuso, che ricordano proprio questo, il capofila conduce tutti all'unico destino che è la morte. Però arriviamo... unendoci con l'allegria della danza e della musica, tutto questo. Sì, e infatti i ragazzi appena hanno iniziato la tarantella trapanese hanno provato un senso di gioia e hanno iniziato a urlare. Ecco che cosa portano questi rituali, danno sicurezza e liberatorio. Il continuo ritorno al passato per sentirci in una vita che continua sempre. Bene, andiamo a chiudere invece con la nostra futura magistrato, dica dire, una bella speranza per i giovani, no? Che avete veramente voglia, dicevi che molti tuoi amici, colleghi sicuramente andranno a maturare esperienze fuori altrove, ma c'è anche chi come te che sceglie di poter proseguire gli studi rimanendo in Sicilia. Tu vuoi fare giurisprudenza, dicevi, addirittura hai pure la possibilità di farla qua a Trapani, oltre che a Palermo, però con un obiettivo ben preciso, che è quello di liberare questa terra.
Quindi... Perché prima di essere cittadini del mondo, in questo mondo globalizzato, siamo cittadini di Trapani, del nostro territorio, della nostra terra. Siamo nati dalla terra e diventeremo terra, quindi se non curiamo noi stessi, noi giovani, con l'aiuto di chi prima di noi c'è stato, a dare splendore, a portare avanti questa nostra terra per poter essere un giorno veramente cittadini del mondo. Rami, esatto, siamo dalla radice, diventiamo albero e rami che vanno verso il mondo. Bene, si chiude qui questa puntata di questa settimana della nostra Agorà. Appuntamento alla prossima, grazie da Wally Cammarere ai nostri ospiti, ma soprattutto a chi ha avuto la pazienza e la bontà di seguirci da casa.